Che è successo? Questa volta viene fuori un film. Perché? Perché è dura, penso che il Massimo è morto. Venerdì sera. Io dovevo andare dal Massimo. Stavo per partire e mi arrivano quelli della penitenziaria. Abbiamo parlato, loro se ne vanno e io vedo che mi seguono quelli della penitenziaria. Mi fermo e gli dico, viene qua il comandante, e gli dico, se vuoi vedere il Massimo, io sto andando dal Massimo, te lo voglio far vedere. Ci siamo messi d'accordo, da uomini, da persone oneste, che non doveva succedere niente. Bon, partiamo. Arriviamo in un punto, una persona urla, e al Massimo mi fermo e gli dico, guarda che ho qua la guardia penitenziaria che ti vuol parlare. Lui a una distanza di 40 metri fa sì, vengo, tanto io almeno discutiamo dalla mia faccenda. Boh. E siamo lì tre in colloquio, come noi qua, noi tre. Sempre le stesse cose, che non ha fatto la rapina, e di andare, che lui è innocente, che lui non vuole andare in carcere. Nel frattempo lui aveva già visto che ci seguivano altre macchine, capito? Lui ha detto che adesso io devo andare, sennò se arrivo io oltre macchine, ciao. Quando gli ha detto, trattenato, leva la pistola, parte un colpo, il Massimo fa un urlo pazzesco, lascia cadere lo zaino, lascia cadere il bastone e poi si butta nel burrone a scappare. E lui ancora tam 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 gli fa dietro ancora 4-5 colpi. Ho detto, sei contento? Adesso l'hai ucciso. Ma no, ho sparato in aria. E beh, va bene, ho detto, se hai sparato in aria va bene. Da quel giorno Massimo non si è più sentito. È andato da mio fratello, ma mio fratello cosa ne sa che lui è scappato? E anche Massimo? Gli ha offerto il caffè, si è preso una banana, è stato neanche 10 minuti, poi se n'è andato. Gli hanno sequestrato il cellulare a mio fratello, l'hanno la moglie e lui per favoreggiamento, quando qui ha fatto il giro delle 7 chiese, giusto? È girato dappertutto. Ci sarebbero 2 nomi sul registro degli indagati per la vicenda di Massimo Riella. Sono Alessandro e Romina Ieri, accusati di favoreggiamento per aver aiutato e agevolato la fuga subito dopo l'evasione. Loro si difendono. Riella è un conoscente. Ha bussato alla nostra porta come a quella di tanti altri. A essere preso e portato in caserma, che non abbiamo fatto niente. Cioè, arrivato qua, citofonato, lei non ha guardato chi fosse. Quell'orario arriva l'amica di mia figlia e me lo sono trovato qua davanti, mi dice, non mi offri un caffè, faccio perché no. Sta parlando di Massimo? Sì, Massimo. Io gli ho detto perché no, vieni dentro, poi gli ho detto cosa fai in giro, fai, sono scappato. Però lì per lì mi sono messo lì e ho detto, in famiglia ci fa, no, sono scappato, però se uno lo prende così perché te lo dice ridendo. L'ho fatto entrare e gli ho detto, ma cosa ci fai in giro? Si è seduto, mi fa un caffè e poi dopo ci ha detto che comunque era evaso. In tutto questo, in quanto tempo si è svolto? Lui è arrivato qua che erano le 3:45, è andato via alle 3:15 da qua, quindi è stato mezz'oretta qua. Tempo di sedersi, bere il caffè, si è fumato la sigaretta qua, ha visto il Massimo Giulia, ha detto poi arrivo e poi dopo io non l'ho più visto. Però abbiamo pagato io e lei, ci hanno sequestrato i cellulari, abbiamo dovuto rifare le schede, ci hanno portato in caserma tutti e due, ci hanno trattato come dei malviventi, lei addirittura ha detto che gli portava via la bambina, la sì, sociale. Ha detto, le portiamo in cella con la figlia di Massimo e poi la sua bambina, ci penseranno gli assistenti sociali. Dopo si sono calmati però, posso capire che loro hanno capito lo sbaglio che hanno fatto, erano agitati, però che vengono a prendere i primi due e li portano giù, mi sembra eccessivo. Le hanno levato loro le manette e se è colpa mia se mi è arrivata a bere un caffè qua, a parte che ha girato tutto il paese prima di arrivare qua.